Loro probabilmente pensano, qualche segnale in questo senso arriva, che tanto i distributori locali continueranno a mandare in edicola tutto quello che gli capita e che i distributori nazionali consegnano loro. In questi giorni, tra l'altro, stiamo vedendo un arrivo in edicola, in modo anche, tra virgolette, comico, di quantità notevoli di prodotti riciclati, evidentemente che non hanno diritto alla parità di trattamento. Beh, è un buon segnale questo, però, È un segnale di scusami. stupidità e di debolezza, tutto Certo, sommato, però perché se, dopo sparate le ultime cartucce, basta. sì, è incomprensibile. Cioè, anziché chiamare le organizzazioni e dire guardate, tutto questo prodotto, come ci regoliamo? Non lo mandiamo in edicola, lo mandiamo, gli edicolanti cosa fanno, cosa dicono? Cioè, è una questione che avrebbe bisogno da parte loro di un intervento per normare quelle situazioni lì, per capire come comportarsi, invece non fanno nulla, ci hanno costretti a fare questa lettera per ricordargli che i loro diritti finiscono dove iniziano quelli degli edicolanti, e sulla parità di trattamento i diritti degli edicolanti sono stabiliti per legge e non per un accordo privato. E quindi loro questo lo sanno, fanno finta di niente, anzi mandano in edicola roba che non è, che fa scappare veramente da ridere in questo periodo. Qualcuno mi dice: ma cosa facciamo? Ci rivoltiamo? Io ho semplicemente risposto a qualcuno dei miei responsabili provinciali: ma se stanno giocando come fanno i bambini, no? Presente quando si era bambini che si giocava a calcio, Sì. quando il padrone del pallone non lo facevano giocare dove voleva lui, si arrabbiava, prendeva il pallone, se ne andava e lasciava tutti lì senza più possibilità di giocare. Mi sembra che stiamo facendo questa cosa qui. Cioè, sembra che di fronte a una legge importante che è stata approvata dopo anni di discussioni faticose, eccetera, dove c'è una normativa sulla parità di trattamento che modifica radicalmente il rapporto tra distribuzione nazionale, distribuzione locale ed edicole, perché ricordo che quella legge lì riguarda anche i distributori locali, e quindi essi stessi possono rifiutare prodotti o possono rifiutare alle condizioni attuali prodotti che non hanno diritto alla parità di trattamento. Ecco, in questo quadro qua, vedere che arriva in edicola roba riciclata in misura maggiore di quanto avveniva 3 mesi fa, sinceramente fa sorridere, però insomma, Certo, ormai. dunque l'altro punto è quello della liberalizzazione. Tra l'altro c'è un post di Giancarlo che ci segue sempre in maniera stringente. Allora, che dice Sì, Giancarlo appunto? ci segue sempre perché a lui piace molto polemizzare, perché a lui se Vabbè, gli togli la possibilità di polemizzare lui si ammala, stavo. quindi. Vabbè, lo fa per la sua salute. Bisogna aiutare le persone cagionevoli di salute. Però lo fa sempre con molta educazione, Sì, quindi. per carità. Allora, no, lui segnala che su Italia Oggi, non so sul numero odierno, ma insomma, il presidente della FIEG dice: trovare un sistema capillare più efficiente, ciò significa un allargamento della distribuzione dei giornali. È chiaramente il tema della liberalizzazione, e vedremo, insomma, che cosa accadrà. Su questo era appunto un po' la domanda che avevo preparato prima. A te la parola. Sì, no, Giancarlo ha ragione, perché lui è molto attento, ha ragione, nel senso che il presidente della FIEG, il giorno dopo che è stata approvata la legge, ha cominciato a dire che per salvare le edicole bisogna allargare la vendita a bar, tabacchi, negozi, scarpe, eccetera. Uno dice ci sta prendendo per i fondelli o non capisce niente, né l'uno né l'altro. Il presidente della FIEG è persona molto colta e capisce perfettamente, non dice, non parla mai a vanvera, quindi lui sa di cosa parla e non ci prende in giro. Semplicemente fa il suo mestiere di lobbista. La Federazione Editori è una lobby molto forte, molto potente. La legge è stata conclusa, è stata approvata, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e quindi qual è il primo pensiero della FIEG?
Il pensiero è che siccome c'è una parte della legge che è in delega e che il governo ha 6 mesi per scrivere le deleghe, quando Lotti dice che entro la fine dell'anno ci saranno i decreti attuativi già pronti, dice cose che sa che non sono vere, perché tecnicamente, anche solo tecnicamente, è necessario 2-3 mesi di tempo per pubblicarle, per fare il giro, le commissioni, il Parlamento, Commissione Cultura, eccetera. Quindi tecnicamente non è possibile fare diversamente. E poi comunque il Dipartimento, lo stesso governo, ha bisogno di un altro paio di mesi almeno per scrivere correttamente i decreti, parlare con le organizzazioni che in qualche modo sono interessati, e quindi difficilmente i decreti attuativi potranno entrare, essere emanati prima dei 6 mesi che la legge prevede. Però detto questo, il presidente della CIEG fa un'operazione lobbistica, cioè dice a chi scrive i decreti attuativi: non siamo riusciti a far passare il Parlamento alla liberalizzazione, pensateci voi. Perché è evidente che non si salvano le edicole portandogli via la vendita e dandole ad altri in un momento in cui le edicole chiudono. Perché se ci fosse una grande espansione di vendita e le edicole che non si allargano, che non cresce il numero e non danno servizi, potrebbe anche essere dal suo punto di vista comprensibile. Ma siamo in una fase in cui il fatturato dell'editoria in 8 anni è dimezzato e anche di più che dimezzato. Le edicole hanno chiuso a migliaia. Andare a dire per salvare le edicole che rimangono portiamogli via metà del lavoro e del guadagno che hanno a edicole che stanno guadagnando mediamente 800-900 euro al mese, significa voler fare un'operazione di tipo diversa, cioè significa dire al governo: date a noi le decisioni, la decisione di quali sono le edicole che vogliamo tenere in piedi e dove vogliamo vendere giornali e riviste. Cioè loro vogliono nella sostanza fare i piani regolatori, quelli che una volta facevano i comuni a seconda delle esigenze dei cittadini, loro li vogliono fare a seconda delle loro esigenze. E come mediazione dicono: anziché farlo fare questo tipo di distribuzione ad altri esercizi, al distributore locale, che non lo fa perché gli costerebbe troppo, lo facciamo fare direttamente agli edicolanti. Così l'edicolante è talmente furbo che riempie i 5 bar intorno alla propria edicola di giornali e di riviste, in modo che tutto il mondo va a comprare giornali e riviste lì, e lui sta lì a guardare la gente che passa da un bar all'altro. Allora, avrei la quadratura del cerchio, perdonami, mi devi dare un minuto solo di ascolto. Sì. Lo dico per ridere, ma in realtà il problema è serio. Tu hai detto appunto che il presidente della FIEG è persona colta e preparata, non lo voglio mettere in dubbio, ma è evidente che dietro questa questione della parità di trattamento c'è una grande occasione di rinnovamento del mercato dell'editoria, e quindi una sfida per i giornali a cercare di capire in che direzione andare, perché quel grande tracollo della carta stampata è generalmente intesa, che ahimè siamo costretti a registrare in parte anche legato alla bassa qualità, è quello che dice tra l'altro il sondaggio. Allora, la quadratura del cerchio è questa, caro Giuseppe: diamo ai bar, ai negozi di scarpe, tutto quello che gli edicolanti rifiutano, d'accordo? Allora, se i magazzini dei DL sono dei distributori e degli editori sono pieni di tanta mondezza, come ci parlano, appunto, ci documentano ogni giorno i nostri amici edicolanti, beh, allora vadano in quella direzione tutto quello che gli edicolanti rifiutano, giustamente, che quindi l'edicola sia un po' una specie di gioielleria del mercato editoriale e dei prodotti editoriali. È chiaramente un paradosso, ma questo per dire appunto che la FIEG forse dovrebbe ragionare su questo, che è un ragionamento limpidissimo. Ma perché la FIEG non fa una valutazione dei risultati delle liberalizzazioni che ci sono state da 10 anni a questa parte? Io mi ricordo Sole 24 Ore 10 anni fa titolava sugli esperimenti della liberalizzazione. Beh, allora quali risultati sono stati ottenuti? Prego. No, guarda, la FIEG, io voglio riportare tutti a rileggere il documento, è un documento pubblico, è stato consegnato alla Commissione, sia alla Camera che al Senato, dove la FIEG ha una sua proposta di come andare a sistemare la rete di vendita. Loro vogliono che la rete di vendita sia
professionale e dedicata alla vendita di giornali e riviste, però vogliono vendere altrove i loro prodotti. Questo lo dicono in modo esplicito nel documento presentato sia alla Camera che al Senato nelle audizioni. Allora, a me va anche bene questo. Mi va bene se però loro garantiscono per quelle edicole la sopravvivenza. Certo. Tu vuoi, Vittore, che la mia edicola sia professionale, dedicata al prodotto, che sia la gioielleria dell'editoria? Io ci sto, sono felice di fare un'operazione di questo genere, però tu mi garantisci la sopravvivenza, perché se non mi garantisci la sopravvivenza, allora io sono costretto a fare delle altre cose, e le altre cose sono ridurre lo spazio dedicato all'editoria e utilizzare le mie edicole per altre cose, che possono essere la vendita di beni, ma anche la vendita di servizi, cosa su cui noi stiamo lavorando in questi anni. Però non la capiscono. Loro si limitano a fare questa posizione di principio, lasciateci vendere dove vogliamo, ma perché? Perché c'è qualche editore di quotidiani in particolare che vuole andare a vendere da altre parti, poi mi spiegherà questo editore o questi editori dove vanno a prendere soldi per stampare più copie, perché più punti vendita estemporanei vanno ad attivare, più sono le quantità di giornali che tornano in resa, e visto che loro sulle rese sono quelli dei quotidiani preoccupati, perché dicono che gli costa più una copia di quotidiano che torna in resa piuttosto che uno venduto, mi devono spiegare i soldi dove li vanno a prendere. Cosa li vanno a prendere? Dalle tasche dei cittadini? Vanno a chiedere altri soldi al governo per poter stampare più copie, per poterli dare ai giornali, far fuori le edicole e avere ancora più rese e vendere ancora meno? Cioè, sono tutti ragionamenti che coloro noi vorremmo fare, che abbiamo provato a fare, non ci riusciamo, perché non si riesce a parlare con loro, perché purtroppo oggi la Federazione Editori è un pochettino, non voglio dire messa male, perché le organizzazioni sindacali può essere che siano anche messe peggio, però la Federazione Editori non ha un progetto serio su cui lavorare, perché dire creiamo la gioielleria edicola e però portiamo fuori i giornali, e la gioielleria edicola che non sta in piedi neanche con tra virgolette l'esclusiva della vendita, mi devono spiegare come fanno a far coincidere tutte queste cose qua. Non ci riescono, non è possibile, se non aprendo un tavolo che va a definire una rete di vendita che sia compatibile con le esigenze, che porti denaro alle edicole in quantità sufficiente, che modifichi la politica sui prezzi per fare di smettere di svendere tutto il prodotto e di svendere gli abbonamenti e portare via la gente delle edicole, ma bisogna fare un percorso inverso a quello che hanno fatto negli ultimi anni. Quando una cosa fallisce bisogna cambiare. La liberalizzazione è stato un fallimento, bisogna cambiare, bisogna creare una rete efficiente, riportare gli abbonamenti in edicola, aumentare le percentuali e gli aggi per i rivenditori, aumentare i prezzi delle riviste anziché abbassarle come sta facendo o come ha fatto in questi anni non solo Cairo ma una serie di editori. Allora su quella linea lì vogliamo discutere, non siamo disponibili, però bisogna andare su quella linea lì, non su quella di svendere e portare gli abbonamenti a casa della gente con l'80% di sconto e portare i quotidiani nei bar, perché questo significa distruggere una rete che è una rete professionale, è una rete efficiente, distruggerla e non avere in cambio nulla. Certo. A meno che non pensano semplicemente di andare a spremere ancora lo Stato con dei finanziamenti, con soldi che non ci sono più. Bene, allora siamo in chiusura, mancano pochissimi minuti, 2 minuti. Io leggo velocemente la domanda di Giancarlo, che in qualche modo si inserisce in questo tema. Il sistema capillare lo hanno distrutto naturalmente gli editori e i distributori, ma forse hanno in mente qualche altra sorpresa per completare l'opera. Vedremo, su questa domanda magari poi torneremo a discutere. Io ti ringrazio, Giuseppe. Adesso abbiamo tra l'altro il collegamento con Aldo Esposito, che ci parla di un accordo fatto con il DL e quindi sentiremo da lui a Napoli e sentiremo appunto quali sono le novità. Grazie ancora, non quello, so se tu... quello che hanno fatto a Napoli è un primo passo, non è la soluzione dei problemi, ma è un primo passo importante che è bene che sia noto a tutti i rivenditori. Perfetto, a presto e allora buona settimana, siamo ancora a martedì, quindi c'è tutto. Ti saluto, buona giornata a tutti. Ciao.